È andata così, e purtroppo è giusto perdere perché la Salernitana ha sicuramente meritato più di noi sotto tutti i punti di vista, partì da come ha giocato fino ad arrivare alla voglia, alla concretizzazione sotto porta, all'aggressività, a tutto. E dispiace, almeno personalmente dispiace perché chiaramente sulla carta, data la classifica, che ormai è cambiata, però quella che era prima della partita, secondo me non dico che era una partita fattibile, però sicuramente era una partita che poteva essere gestita meglio e appunto secondo me qualche possibilità di uscirne bene l'avevamo. Purtroppo non è andata così, anzi siamo usciti veramente male, proprio l'opposto di uscire a testa alta, perché come ho già detto prima abbiamo strameritato di perdere. E purtroppo, vabbè, come ben sapete, per chi segue appassionatamente Livorno, che è veramente un tifoso, insomma, chiaramente ha a cuore, no? La squadra sa che purtroppo questa sconfitta, calcisticamente parlando e non matematicamente, non ci condanna, però ci fa veramente essere per più di metà, tra virgolette, in Lega Pro. E, come ho detto, non matematicamente perché appunto a livello di calcoli ci mancano sempre 4 partite e diciamo per la matematica volendo le possibilità ci sono. Però purtroppo, come credo tutti noi sappiamo, sì, chiaramente almeno io personalmente parlando, la speranza è l'ultima, come dico sempre, l'ultima a morire, anche se ogni partita scende, cala drasticamente, però dato anche il calendario, data la situazione, dato il discorso che non si riesce veramente a fare gol su azione, che poi vabbè, questo ne parleremo dopo, insomma, veramente credo che le possibilità siano veramente, veramente ormai arrivate al minimo, ecco. E appunto, agganciandomi al discorso che ho fatto dei gol, parlando appunto della partita, riassumendo come sempre in maniera molto sintetica e forse anche superficiale, cosa c'è da dire? C'è da dire che, vabbè, come ho detto prima, sicuramente tra le due squadre quella che ha meritato la vittoria è stata la Salernitana e appunto il risultato è stato coerente con quanto visto, anzi forse poteva essere più ampio a livello di distacco fra le due squadre, di differenza di reti, anzi visto prima 3-1 magari poteva essere 4-1 forse poteva essere anche più ampio il discorso dei gol, perché qualche occasione abbiamo creato anche noi, non tante quanto la Salernitana, però vabbè. E facendo come sempre, parlando proprio facendo una sintesi, no? Del primo e secondo tempo, c'è da dire che siamo stati forse un po' più pericolosi nel primo tempo piuttosto che nel secondo, secondo me. E come ho detto prima, per l'ennesima volta, al contrario di tutte le squadre, o perlomeno della maggior parte delle squadre che abbiamo incontrato, abbiamo questo problema che ormai ci portiamo dietro e non so nemmeno quante partite, e che secondo me purtroppo è quello che ci ha condizionato dal punto di vista della classifica, che ci fa ad essere qua e addirittura probabilmente ci farà retrocedere, ovvero il discorso di non riuscire a far gol. Perché sì, è vero che magari dici di come l'ha fatto già uno oggi, l'ha fatto l'altra settimana, sì, si sono fatti tramite comunque calci piazzati, in questo caso calcio di rigore. E boh, io questa serie ormai diciamo che sì, come matematicamente si può sempre sperare in qualcosa, però diciamo che ormai è bello che ce l'ha dato e iniziano a essere veramente tanti punti da ormai l'unica cosa che ti potrebbe tra virgolette salvare, ovvero i playout, che sia 4 punti, poi c'è anche il calendario brutto, che se non sbaglio la prossima gioca a Cagliari, contro il Cagliari appunto, e insomma un mix di cose che brutte. Ora mi sto un attimo perdendo nei discorsi. Tornando alla serie prima, questo se non fa il go, come ho detto prima, ci ha condizionato tanto e parlando di questa partita lo si è visto per l'ennesima volta, ovvero che arriviamo davanti porta, guai, a voler dare qualcosa di buono, diciamo che siamo arrivati questa partita qua svariate volte, però per l'ennesima volta non riusciamo a buttare dentro una. Sarà per non bravura, sarà per come senti di sfortuna, ve le vi pare. Questo è il fatto che dentro non entra un pallone. E quindi niente, questa serie ha condizionato
secondo me per metà la brutta prestazione di Livorno e l'altra metà questa volta voglio attribuire la difesa che oggi è stata veramente inguardabile. Sì, ok, ci possiamo mettere anche diciamo un po' il centrocampo che a parte che non c'ha avuto cioè, zero regia, no? Se proprio bisogna voler tanto a Livorno e volessi secondo me entrare nello specifico, però secondo me gran parte de, cioè metà parte, no? Delle colpe va alla difesa. Non questa volta come è successo ultimamente al portiere, ma proprio alla difesa. Difesa che oggi non c'era, dormite su dormite. E niente, io sono stato che vabbè, anche il tempo a disposizione per fare video, personalmente ce n'ho poco, però a volte come a questa cosa io ho voluto aspettare, perché come sempre magari a fine partita sei sempre, se la segui abbastanza teso, abbastanza caldo, magari dici poi di cose magari che possono risultare troppo offensive, addirittura troppo pesanti. La cosa che voglio dire è che comunque se veramente la squadra aveva voglia di provare a, come dico sempre, a ribaltare la situazione e a tirare fuori i coglioni, non può giocare così. Perché certi dormite, soprattutto in difesa, come stavo per dire, non si possono accettare. Non si possono accettare in partite importanti come quella che era quella appunto di oggi. Dormite tipo sul pallone ci vado io, non ci vai te. Giocatori avversari lasciati liberi. Tra l'altro che poi dopo hanno fatto tra l'altro appunto il cazzo di pare. Errori su errori. Non so, marcature sbagliate, vedi il gol di Divisa, lascia stare che magari c'è avuto anche fortuna, no? Anche se in realtà è tutto di guadagnato, cioè tutto meritato. Magari sfortuna sul fatto che il numero dell'attaccante della Salernitana che l'ha sbucciata è andato sui piedi di Zito. Lascia stare questa sei. Però, cioè, che cazzo era Zito? Di che cazzo era l'attaccante che ha lasciato il pallone? Tanto se non faceva con Zito, molto probabilmente lo faceva l'attaccante, la scoppiava, era lì davanti porta. E poi anche per dire, questa era per dirne una, queste sono state anche altre cose, anche nel primo tempo, ma poi anche il discorso che già ora me lo stavo per dimenticare. Vabbè, può capitare, però così con questa disattenzione è inaccettabile, anche il discorso di prendere gol dopo nemmeno un minuto, quanto è stato? 40-50 secondi, ma cazzo. Boh, scusate se il discorso magari come sempre possono essere magari un po' sbagliati, no? A livello comunque di filologia, no? Magari di una cosa e poi di un'altra, solamente che c'è tanta delusione. Io ho sempre cercato, sia nei video e anche con diciamo, me stesso, di rimanere comunque speranzoso, no? Diciamo, vabbè, tanto vedi, c'è le partite, poi c'è qualche, tra virgolette, partita importante, ma quella poteva essere oggi, altre cose, però veramente mi sto rompendo i coglioni, mi sto rompendo i coglioni e di conseguenza la speranza, come ho detto prima, oltre a calare drasticamente, cioè veramente tra poco viene a mancare, né? Perché se si va a vedere come ho detto prima, tutte le ossie fra classifica, fra scontri diretti, fra le partite devi fare, fra le partite davanti agli avversari, fra la squadra o me, veramente siamo messi di merda. E appunto io voglio dar torto a tutti quelli che magari diano, io magari ho visto scrivere su Facebook, su social, ormai c'è ciao Serie B con C1, no? Scritta ciao C1, quella lì, povero Livorno, perché ho dato torto, però effettivamente hanno ragione, io voglio cercare sempre una sorta di no, sbagliate, però hanno ragione, voglia di lì. Boh, già il cazzo perché comunque è ripartito, secondo me. Lasciare stare le prime 4 vittorie che ormai sembrano state veramente fortunose, anche se secondo me non erano fortunose, però è ripartito per fare almeno un campionato da dire ok, se proprio ci va di merda, ci si arriva tranquillamente, si arriva a metà classifica e l'obiettivo secondo me che Livorno si era posto era quello lì di qualificarsi come minimo playoff e ti ritrovi a molto probabilmente a retrocedere, nemmeno a lottare per i playout, a retrocedere perché non ce la fai.
Ed è giusto, sotto certi punti di vista. Per la maggior parte di tutto è giusto. Poi ci mette quella percentuale di sfortuna, bla bla bla. Però è giusto, perché anche il discorso di non far gol. Cioè sì, ci vuole mettere la sfortuna. Ma una piccola percentuale lì sta alla squadra stessa. Ci hanno giocato per te già senza attacco ultimamente. Vantaggiato, come da statistiche, dimostra che lui la prima parte la fa pare Van Basten per via a livello di gol, e la seconda fa ride. Insomma. E è così. No, poi oltretutto ci smetti per l'ennesima volta anche la difesa, ora fa K, fa le dormite, oltretutto. E insomma, speravo vivamente, no, che dopo la buona prestazione che si è fatta dentro Latina, nonostante anche lì chiaramente c'è sempre il discorso dell'attacco, ma già lo dissi, cioè dell'attacco dei gol che vuole fai, perché si è fatto 1-0 grazie al rigore, e anche oggi ha fatto gol grazie al rigore. Speravo nel morale, si era un po' rialzato, sembrava sì, ma oggi a riborda di prestazione merdosa, ma oggi veramente inguardabile. Penso che sia, in quanto riguarda girone, no, di ritorno, penso sia una delle peggio partite che abbia fatto il Livorno, se non addirittura la peggiore. Oggi veramente inguardabile. Altre volte sì, è vero, perso, però tipo anche un Novara, no? Te la sei appena giocata, cazzo, bimbi, con tutto il rispetto per la Salernitana. Però guardando la classifica, tu giocava contro la Salernitana che era un punto da te. Un punto sopra di te, ok, mettici il tifo, mettici la voglia che loro c'avevano a te, no, mettici quello che ti pare. Ma si giocava contro una squadra che non è che era la cazzo ne so, la prima della classifica, era la terz'ultima, che adesso era diventata vint'ultima, ma te, era play out, mi pare. Si giocava contro i fenomeni, nel senso, io ripeto, con tutto il rispetto, però mi sto basando sulla classifica. Invece no, addirittura l'ha fatto fa una partita. È bella, loro hanno giocato bene, cioè di voglia, e ripeto, il risultato poteva essere anche più ampio, secondo me, soprattutto da parte loro. La fatti sembrare davvero la prima della classe, la prima della categoria, cioè davvero ha gestito meglio il Crotone in casa, per dire che quest'anno il Crotone è impressionante, insomma. E boh, è andata così e niente, andiamo alla conclusione, perché basta, c'è di altro. Detto anche troppo, in maniera molto, secondo me, confusionaria. Chiedo scusa come sempre. Primo e secondo tempo c'è da dire po', diciamo che ho fatto una prestazione brutta, però nel primo tempo secondo me si è arrivato più volte in porta, magari tramite azione, fortuna so meno. Invece nel secondo tempo hai fatto così qualche tiro, ma dalla distanza, vedi tipo velo all'usci. Fatto anche nel primo tempo, però la differenza è che hai provato a fare anche qualcosina in più. Ho giocato secondo me un po' meglio nel primo tempo, nonostante i gol subiti, secondo me, insomma. Quindi già da di posto la partita, prestazione brutta, prestazione inguardabile, dite quello che vi pare. Poi fra l'altro, piccola parentesi, poi arriviamo ovviamente alle conclusioni. Senti i giocatori che fanno discorsi tipo ce l'abbiamo messa tutta, però purtroppo non è andata bene, bla bla bla. Non è vero, avete fatto non ci avete messo un cazzo. Io penso che l'unici tre che secondo me non ha fatto una buona partita, però si hanno preso il 6, possono essere Ceccherini, Lambrughi a volte, perché Lambrughi a volte si è fatto bruciare, però lì la velocità lì ci fa fo, se sei un giocatore veloce lo pili, se no no, perché Gatto era impressionante, e Schiavone, basta. Per il resto veramente inguardabili loro, un dio, hanno giocato bene, però un po' meno della norma a parer mio, insomma. Questo era avanti. Niente, arriviamo alle conclusioni. A regola, come ho detto prima, la prossima è contro il Cagliari a Cagliari. Qui video nosa. Siccome io questa settimana in settimana parto, vado in vacanza a Londra, e sarò a Londra durante appunto la partita di Livorno. Non so se farò per la prima settimana, per la prima volta quando faccio questi commenti, mi abita. Non so se farò il video. Chiaramente non prometto niente. Dipende tutto dal discorso se riesco a non tanto a vedere la partita, ma a vedere un qualcosa da potermi fare un commento che non sia buttato di fuori, nel senso, magari cazzo, se guardo la Lazio e vedo che Livorno ha fatto 5 tiri e ha fatto 0 gol, Cagliari ha fatto 1, Livorno meritava di più, magari Livorno ha scazzato 5 tiri e il pallone del gioco ha avuto il Cagliari, per dire, no? Quindi se riesco comunque a vedere barra a comunque a poter vedere qualcosa, vedere un commento della partita, farò il commento, altrimenti ci vediamo direttamente la settimana dopo.
specialmente questa cosa mi dà un po' fastidio perché comunque volevo, mi sembra di saltare questa cosa lì, però è capitato così. Una volta fatemi anche un po', tra virgolette, non affari miei, però fatemi sta con tranquillità senza questa cosa del video. E niente, quindi detto questo, boh, indipendentemente dal fatto che ci vediamo o no, vediamo un po' cosa succederà a Cagliari, anche se ormai io credo che purtroppo per una buona 90%, ma voleva voler bene 80-85 e siamo giù. Via, ci vediamo al prossimo video. Bye, ciao a tutti.